L'iniziativa Faenza Passo dopo Passo nasce come sintesi del convegno Il sovrappeso nella popolazione oltre 65 anni, conseguenze e prevenzione, organizzato dal Rotary Club di Faenza con la collaborazione di Fisiomedica e con la partecipazione di esperti della salute in campo internistico, fisiatrico e della nutrizione. Il progetto avrà come inizio la giornata del 5 luglio alle 21 presso la Fontana Monumentale e continuerà tutti i martedì e venerdì dei mesi seguenti. Oggi è stato presentato passo dopo passo. Che iniziativa è? Come è nata? Ma come detto prima, è nata da una casualità, una conviviale del Rotary in cui ci siamo trovati allo stesso tavolo in tre medici e attorno a un piatto molto ricco ci è venuto in mente un vecchio detto che usava nel dopoguerra qui a Faenza: è meglio fare invidia che compassione, che oggi non è più valido. Di qui è nato il sovrappeso, le conseguenze del sovrappeso e cosa avremmo potuto fare per il sovrappeso. Tutta questa cosa è poi dopo stata organizzata in una, diciamo, riunione che abbiamo fatto per la cittadinanza il 12 aprile scorso nella sala della Banca di Romagna, illustrando che il diabete e le malattie cardiovascolari erano la causa del sovrappeso, e dopo di lì è nata poi sulla scorta dell'esperienza di Cesena che il dottor Fontana illustrerà, sì, questa idea. Quindi dunque il pilota è stato Cesena, adesso dal 5 luglio a Faenza. Cosa succederà nel concreto? Allora, nel concreto partiremo il 5 luglio alle 21 dalla Fontana Monumentale, e il CAI e l'OEO di Faenza, le sezioni di Faenza, hanno elaborato un percorso di circa 6 km e per cui tutti quanti, dai bambini alle persone più anziane, visto che il ritmo sarà un ritmo tranquillo, diciamo allenante dal punto di vista medico, potranno aggregarsi agli accompagnatori. Parlava del punto di vista medico, quanto sono importanti queste camminate? Sono molto molto importanti. Ormai anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elaborato una serie di dati e per essere molto concreti ci dicono che una camminata di almeno 30 minuti 2 volte alla settimana è in grado di ridurre per esempio il colesterolo, di ridurre la pressione arteriosa, i trigliceridi, quindi dare un senso di benessere generale, oltre che quello dal punto di vista psicologico, che ci aiuta ad aggregarsi nelle camminate, a ritrovare anche degli stimoli per uscire da casa, soprattutto per le persone anziane che vivono da sole. Quindi sarà anche un momento di socializzazione. Assolutamente, forse il punto più importante è proprio questo, e l'invito è proprio a tutte le persone anziane o non che vivono da sole a venire fuori da casa, unirsi al gruppo e camminare per quanto è possibile e fino a quanto gli sarà possibile insieme a tutti gli altri. Un'importante iniziativa promossa dal Rotary, speriamo che vada avanti. Ma noi, cioè, diciamo, abbiamo la convinzione che andrà avanti per il semplicissimo motivo, cioè al di là del, cioè, beneficio, dell'interesse di completarla, ma per come è nata per caso e poi si è sviluppata spontaneamente con un'aggregazione unica, quindi noi siamo fiduciosi. Francesca Diletta per Faenza Web TV.